Buongiorno, sono Maurizio Bustà, consigliere nazionale con delega alla fiscalità. Buongiorno, Gilberto Gelosa, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale. Oggi, in rappresentanza del Consiglio nazionale, Gilberto ed io ci siamo collegati con le commissioni riunite Finanze e Bilancio del Senato, per un intervento riguardante il decreto Ristori, esattamente il decreto legge 28 ottobre 2020, numero 137. Ecco, in questa audizione abbiamo toccato alcuni argomenti di interesse della nostra professione, in particolare gli articoli 1, 8, 9, 10 e 27. È chiaro che il decreto legge è stato approvato il 28 ottobre scorso, la sua conversione in legge è stabilita entro poco dopo Natale prossimo e verrà verosimilmente convertito dalle Camere nella prima quindicina del mese di dicembre. L'interesse in questo momento delle commissioni del Senato è appunto in relazione alla legge di conversione e eventuali modifiche che potranno essere apportate. Io mi sono occupato in una prima parte del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto. Come sapete, il contributo per una scelta di celerità viene meglio erogato in automatico entro il 15 novembre ai soggetti che hanno già ricevuto questo contributo in base alla domanda presentata tra la metà di giugno e la metà di agosto scorso in base alla previsione del decreto 34, del decreto rilancio. Ecco, questi soggetti lo percepiranno in automatico in misura aumentata. Ma questa nuova previsione è limitata alle categorie, di attività di impresa previste nell'allegato 1 del decreto legge, che sono sostanzialmente le attività più colpite, dalle limitazioni di apertura, previste dal DPCM 24 ottobre 2020, del DCM, DPCM, appunto, il penultimo DPCM emanato dal governo. Ecco, dicevo, abbiamo osservato rispetto alla previsione dell'articolo 1 del decreto legge, in primo luogo che un sistema di contribuzione ragionevole dovrebbe fare riferimento non tanto alla perdita di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Ora siamo ormai in autunno, le perdite di fatturato che si vanno a risarcire pro quota sono quelle evidentemente dei mesi di novembre, tendenzialmente, eventualmente del prossimo mese di dicembre, e quindi dovrebbe essere un meccanismo di acconto saldo, l'acconto erogato in automatico, diciamo come replicazione o moltiplicazione del pagamento fatto in base al decreto rilancio, un saldo fatto in base a una dichiarazione che tiene conto dell'effettiva perdita di fatturato subita dall'impresa nell'autunno, in questo autunno, e con evidentemente situazioni poi di rimborso o di maggiore erogazione, certamente, però così l'erogazione, il contributo avrebbe una sua logica un po' meno sbrigativa di quella che è stata scelta dal legislatore, dal governo in questo caso. La seconda osservazione che abbiamo fatto è che comunque queste categorie che subiscono, quelle dell'allegato 1, che subiscono limitazioni nell'attività, hanno alle spalle una filiera di fornitori, di produzione, per esempio se passiamo ai ristoranti, di alimentari, di bevande, e quindi il risarcimento alle imprese, alle attività dovrebbe tenere conto anche dei danni subiti da parte degli anelli superiori della catena distributiva. In terzo luogo abbiamo osservato che ancora una volta sono esclusi a priori, possiamo dire, i liberi professionisti e quindi anche i commercialisti dall'erogazione di questi contributi, il che non appare assolutamente equo, e che abbiamo chiesto che se non in questo decreto ristori, almeno nel decreto legge ristori bis che sta per essere emanato, tenendo conto delle maggiori restrizioni contenute nel DPCM successivo, quello del 3 novembre, ecco che in questa sede vengono considerate anche misure di ristoro per i professionisti e quindi anche per i dottori commercialisti. Un secondo tema che abbiamo affrontato è quello presente negli articoli 8 e 9 del decreto legge che riguarda i costi fissi subiti dalle imprese e dalle attività, anche dalle attività professionali in conseguenza del calo dei fatturati per i costi fissi che subiscono
per gli immobili, per l'utilizzo di immobili. L'articolo 8 si occupa e replica il credito di imposta a locazioni, che riguarda anche, come sappiamo, gli affitti d'azienda, presente nel decreto rilancio, lo replica solo per le attività dell'allegato 1, quindi quelle con limitazioni alle aperture, previste nel DPCM 24 ottobre, e per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. In passato il decreto rilancio si occupava in genere di aprile, maggio, giugno, oggi si occupa di ottobre, novembre e dicembre. L'articolo 9 invece cancella la seconda rata IMU per gli immobili strumentali limitatamente ai proprietari che li utilizzano nel proprio esercizio dell'attività economica. Ecco, su questa misura abbiamo fatto osservare che il termine di pagamento dei canoni per generare credito d'imposta fissato ancora, come nel precedente decreto rilancio, al 31 dicembre 2020 è troppo corto, non lascia sufficientemente spazio rispetto a canoni che riguardano i mesi per competenza di ottobre, novembre, dicembre. Abbiamo chiesto che venga esteso perlomeno al prossimo 30 giugno. In secondo luogo abbiamo osservato che comunque questo modo di prevedere, come dire, a piccoli passi provvedimenti agevolativi non è coerente in fondo col quadro previsto dal temporary framework della Commissione europea, che prevede sostanzialmente sostegni ai costi fissi non coperti, fra cui quelli immobiliari, ma in cui esistono e ne esistono tanti altri, ecco, i costi fissi non coperti delle piccole e medie imprese con una copertura fino al 90%, ma badando a un periodo complessivo che va dal marzo 2020 al giugno 2021. Quindi sarebbe forse più logico un approccio con più ampio respiro, che riguarda l'intero periodo, appunto, marzo 2020, giugno 2021, con riferimento a tutti i costi non coperti e con un intervento naturalmente in termini sempre di credito d'imposta che va dalla fine rendicontato in relazione all'effettiva aspettanza. Ha proseguito poi l'audizione il collega Gilberto Gelosa, a cui passo la parola. Grazie Maurizio. E veniamo ad alcune richieste che sono state fatte in sede d'audizione. Innanzitutto relativamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il decreto ristori sposta solo il termine di presentazione della dichiarazione di sostituti d'imposta. A questo proposito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per nostro tramite, ha chiesto di ampliare questo termine nella misura che sarà possibile concedere, ma non solo per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, ma anche per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi per l'anno 2019. Non solo, abbiamo altresì, considerata l'emergenza in atto, la situazione sanitaria veramente difficile e tenendo conto delle problematiche che ci sono state rappresentate da studi piccoli o anche di medie dimensioni, la possibilità di avere dei differimenti automatici dei termini scadenza per le presentazioni delle dichiarazioni fiscali per gli adempimenti, collegandolo a una sospensione dell'attività lavorativa nelle situazioni di grave malattia, quale il Covid può essere, in modo che non possano discendere conseguenze per i contribuenti e nemmeno per i professionisti, magari in termini di perdita della clientela o impossibilità di adempiere. Abbiamo altresì chiesto, a proposito dell'articolo 27 per il processo tributario, che si possano sviluppare le udienze da remoto, ma in udienza pubblica, e che non ci possa essere un'udienza meramente cartolare, come previsto dall'articolo 27, secondo comma. In tali casi, piuttosto che la trattazione cartolare, il professionista dovrebbe avere la facoltà di chiedere il rinvio dell'udienza se non c'è la possibilità di collegamento da remoto e tenuta dell'udienza pubblica con tali modalità. Abbiamo alla fine fatto delle proposte non a normative contenute nel decreto ristoro, ma in un'ottica di medio e lungo periodo. La prima misura che abbiamo richiesto riguarda un stimolo alla capitalizzazione delle imprese in modo da neutralizzare gli effetti collaterali negativi dovuti a questa pandemia. Nel documento programmatico di bilancio sono previsti circa 65,4 miliardi di euro tra il 2021 e 2026 di sovvenzioni UE. La nostra idea, la nostra proposta è di utilizzare queste riserve disponibili a favore di chi capitalizza le imprese,
con una modalità privato-pubblico che possa rafforzare la solidità dell'impresa e la loro capacità di rimborso dell'indebitamento. Ad ogni euro di capitale investito dovrebbe corrispondere un euro di capitale di investimento pubblico, una sorta di super bonus della ricapitalizzazione, alla stregua del super bonus edilizio come credito d'imposta, evitando effetti moltiplicativi a valle di questa contribuzione, magari limitandolo alle imprese che nel 2020 rispetto al 2019 hanno avuto un calo di fatturato oltre una determinata soglia, oppure hanno registrato un aumento del rapporto capitale di debito mezzi propri superiore a una determinata soglia. Ovviamente tali imprese non dovranno avere un rapporto deteriorato al punto da rientrare nella nozione comunitaria di società in difficoltà. Sarebbe una ottima modalità per la ripartenza, ma sempre per la ripartenza ci siamo concentrati anche sulle ristrutturazioni del debito senza apportare conseguenze sul merito creditizio. Le moratorie dei finanziamenti bancari in atto come provvedimento del governo, molto opportuno in questa fase pandemica, necessita però di pensare a una fase 2. È infatti essenziale che dopo la fase delle moratorie sia dato spazio ad un periodo in cui banche e imprese possono concordare ristrutturazioni dei piani di rientro dei finanziamenti, che con il cessare delle moratorie tornano a decorrere senza nessun ombrello, senza nessun paracadute, senza che queste concessioni straordinarie post-Covid determinino effetti gravi sulla qualità del credito oggetto delle concessioni. Infatti si potrebbe assistere a un peggioramento del merito creditizio dei clienti e obbligo di accantonamento da parte delle banche con una conseguente stretta creditizia. Ci rendiamo conto che queste ultime due proposte richiedono un vaglio a livello comunitario, però abbiamo ritenuto opportuno sottoporle al governo perché sicuramente sono dei problemi che dovremo affrontare nel prossimo futuro e quindi da prendere in considerazione con adeguata immediatezza. Grazie e buonasera a tutti.